Pistoia. Sono oltre 700 le realtà sociali, sindacali del volontariato cattolico di tutto il paese che hanno dato vita al percorso non per noi ma per tutte e tutti e che si sono dati appuntamento il 5 dicembre per la giornata di mobilitazione nazionale ribattezzata Organizziamoci contro il caro vita. È accaduto anche a Pistoia con un incontro per la sensibilizzazione sul problema che si è tenuto alla Casa del Popolo di Bottegone. E a Pistoia abbiamo risposto all'appello delle centinaia di associazioni che si sono riunite sotto, diciamo, la definizione non per noi ma per tutte e tutti, con cui abbiamo partecipato anche alla manifestazione a Roma per la pace. E questo appello appunto consiste nel costruire dei momenti di riflessione sulla situazione drammatica che stiamo vivendo, sull'aumento delle disuguaglianze sociali, sui problemi legati anche alla difesa dell'ambiente e quindi far sentire la voce di tutte quelle realtà che a livello che nel nostro territorio sono sensibili a queste tematiche. Siamo molto preoccupati per la questione sociale, per il poco interesse che dimostra questo governo per tutte le questioni sociali e quindi per noi è fondamentale essere qui oggi, stamani e su tutti i livelli e continuare a portare a tenere alta comunque l'attenzione su questo. Abbiamo proposto per la data del 16 di dicembre 8 ore di sciopero contro la manovra della legge di bilancio. Non dà continuità a un progetto che la CGIL ha presentato già al governo Draghi e che su questo ci ha fatto già altre iniziative e manifestazioni anche nazionali proprio per rilanciare il lavoro sicuro e il lavoro che abbia innovazione e sviluppo.